Avvocato Giustiniani, siamo qui per parlare di BE Lab. Innanzitutto, di che cosa si tratta? Che cos'è? Esatto. BE Lab è nato come un progetto, è un laboratorio, è il nostro laboratorio dove sviluppiamo tutto quello che attiene alla trasformazione digitale, nostra innanzitutto, ma anche dei nostri clienti, e ciò che attiene ai processi. Noi pensiamo che per migliorare l'efficienza della nostra attività, quell'attività che già facevamo prima, e per poter venire incontro a nuove esigenze dei nostri clienti, facendo anche delle attività che prima non facevamo, i punti centrali siano appunto la tecnologia, la digitalizzazione e i processi, processi innovativi, nuovi e fortemente presidiati. Che cosa succede in pratica in BE Lab? So che la struttura è organizzata in business unit. Sì, abbiamo oggi quattro business unit che si occupano la prima di quello che chiamiamo il contenzioso seriale, e cioè di quel tipo di cause che magari per valore unitario non sono particolarmente rilevanti, ma che hanno un numero particolarmente rilevante, per il quale dunque, oltre alla qualità della difesa, la qualità tecnica, giuridica della difesa, diventa molto importante poter avere un processo di industrializzazione che per l'appunto venga organizzato grazie alla digitalizzazione e a processi fortemente presidiati in una maniera molto efficiente e molto organizzata. La seconda business unit si occupa delle due diligence nel tentativo di dare ai contenuti che sono sempre stati, mi auguro, molto buoni, delle forme, delle modalità anche espressive. Più friendly, più fruibili, più piacevoli, più sintetiche e di immediata assimilazione, sempre attraverso le stesse due modalità. Allora, la terza business unit si occupa della compliance, e cioè della verifica, una sorta di due diligence, di check-up, della coerenza di attività in determinati settori fortemente regolamentati rispetto a sistemi molto articolati. È una verifica che si esprime poi in una legal opinion di conformità e in un servizio di manutenzione, potremmo dire, di aggiornamento costante al sistema man mano che cambia. La quarta business unit, diciamo che è quella forse che meglio esprime il significato di questo progetto, perché si occupa di tutti gli aspetti legali a supporto della trasformazione digitale. Quindi non svolge delle attività legali nuove, ma declina attività legali che già venivano svolte prima allo specifico mondo, alle specifiche esigenze della trasformazione digitale. Quindi nel settore del lavoro che conosco particolarmente, si tratta di capire un tema di riorganizzazione dei dipendenti, di nuove forme contrattuali, di interazione del capitale umano con la tecnologia, quali possano essere gli strumenti giuridici più idonei, e così per esempio sul terreno dei dati, della proprietà intellettuale e di altre, del fiscale, di tante altre articolazioni del sapere giuridico. Chiarissimo, il rapporto, no, fra l'attività e quanto avviene in BE Lab, nella sua sede di Via Marostica, e quanto avviene in Bonelli Arede, nella storica sede di Via Barozzi, quale sarà? Ci sarà interazione? Saranno due sedi che si parlano? Ma è un rapporto fortemente integrato, nel senso che il soggetto è uno solo, è uno studio legale che ha già da anni tante sedi che operano in maniera integrata l'una rispetto all'altra. In Via Marostica si svolgono, anzi, da più di un anno si svolgono dei segmenti di un processo, fammi dire, produttivo, articolato, particolarmente articolato in tante delle attività che noi facciamo, che riteniamo funzionale al miglior risultato della prestazione finale, che vengano svolte in un posto ad alta tecnologia con, ripeto, dei processi molto ordinati. Quindi
Quindi sono davvero delle fasi di uno stesso processo produttivo, dove interagiscono persone che stanno qui, persone che stanno in Via Marostica, persone che stanno a Genova, Roma, Londra, Dubai e nelle altre nostre sedi, e tante persone che stanno un po' da una parte e un po' dall'altra. Giustamente lei ha sottolineato che l'attività di Bielab ha già un anno di warm-up alle spalle. In rapidissima successione ci può dire oggi quanta gente lavora in Bielab e in prospettiva, insomma, come dovrebbe crescere questa squadra? Noi abbiamo condotto la nostra attività in quest'anno in 1000 metri quadrati su un piano di questo stabile in Via Marostica, dove abbiamo una novantina di posti lavoro, e abbiamo appena cominciato i lavori di ristrutturazione di ulteriori 1000 metri quadrati, il piano esattamente sotto, che quindi avranno una altrettanti posti lavoro. In totale pensiamo che al progetto entro qualche mese avremo 180 persone operative. In questi locali e tra le persone di cui abbiamo parlato, alcune si occuperanno di una cosa a cui teniamo particolarmente. È la prima concreta manifestazione di una cosa che abbiamo dichiarato 3 anni fa avrebbe fatto parte integrante del nostro programma, ed è il CSR, cioè un'attività che inizieremo dal 1 gennaio di quest'anno in partnership con Cometa, che è una onlus che ha sede a Como, con la quale abbiamo già dato vita al progetto Chef, quello che attiene alla ristorazione nel nostro studio. E questo progetto, che potremmo chiamare progetto lavoro, si propone di aiutare i giovani che escono da comunità alloggio, da scuole professionali, giovani con qualche problema, giovani problematici per la loro storia, a inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro. È una proposta di partnership che intendiamo fare ai nostri clienti per vivere insieme anche questo aspetto della relazione, l'aspetto in cui ci faremo carico insieme a loro della responsabilità sociale, appunto. Chiederemo loro in particolare la disponibilità a prendersi carico di uno di questi ragazzi, venendo aiutati in ciò da un'equipe di psicologi che, lavorando sul ragazzo e sull'azienda, cercherà di massimizzare le possibilità di un inserimento proficuo per i ragazzi, che in questo modo potranno inserirsi nella società in una maniera più stabile, e anche per l'azienda, che potrà trovare manodopera che magari potrà essere qualificata e utile alla loro ragione, alla loro finalità. Grazie mille. Prego.